Let's go, bitches! Benvenuti a questa nuova serie in cui spiegherò come faccio una nuclear, cosa penso, che cosa dico, che cosa faccio, dove sono i nemici, eccetera, eccetera. Vi svelerò tutto ciò che accade nella mia mente. Sto utilizzando il CUDA, in questo caso con gli accessori della classe MP5K in 60 secondi ed ero in live, in streaming, con i subscriber. Comunque, mettete like a questa serie perché vorrei sapere se vi piacerà, comunque se avrà successo, se volete avere altri episodi con altre armi, in altre mappe, in altre modalità, eccetera, eccetera. Comunque, stiamo giocando Dominio. Come vedete sto andando nella zona di Kitchen, come era chiamata impostazione in questo caso quando si giocava in competitive questa mappa, e come vedete dalla mappa i nemici stanno spawnando sulla sinistra. Ora saranno respawnati un'altra volta in C, come vedete mi sono già posizionato per aspettarli. Faccio una kill, vedo un'altra persona, mi giro e so che sicuramente qualcuno potrebbe essere sceso da sopra, e infatti ne faccio uno che è entrato dalla porta, quello che è caduto giù, e ora continuo ad aspettare qui tutti gli avversari che sono rinati in C. Nessuno sta bloccando lo spawn dei miei compagni o comunque delle freccette azzurre, quindi tutti gli avversari stanno rinascendo lì su C. L'unica cosa che posso fare è sprayare nella casa, cercare di eliminare più nemici possibile e tirare ovviamente un aider per sapere dove sono gli avversari. Una volta tirato l'aider, beh, il gioco diventa facile. Alcuni nemici sono spawnati in A, altri in C. Io decido quindi di andare a bloccare lo spawn di C. Già affacciandomi così e facendo le prime kill, bloccherò lo spawn e vedete tutti gli avversari che stiamo uccidendo sono rinati, in questo caso su A. Quindi ora inizia il cosiddetto ping pong. Vai, prendiamo e corriamo su A. Arrivano comunque dal wall run, questo qui sempre vedendo la mappa, un occhio deve essere sempre fisso alla minimappa, mentre l'altro sul centro dello schermo. L'avversario da river non lo prendo perché non so sparare con questa pistola. Allora finalmente un compagno si affaccia da finestra e lo riesco ad eliminare. Comunque ora tutti i nemici sono qui su A, stiamo per cambiare lo spawn come vedete, perché basta entrare nella casa per flippare lo spawn. Quindi cosa fare in questo caso? Beh, rigirarsi, andare su C prima degli altri per cercare di rubare tutte le kill possibili e poi ritornare in A velocemente. Vedo un avversario ma non riesco a prenderlo e in questo caso rifaccio come prima, controllo se qualcuno si butta da sopra che per provare a flankarmi. Dato che non vedo nemici, la cosa migliore mi conviene andare nella zona di fiume, entrare dalla porta che nessuno se l'aspetta, perché l'ultima volta che c'era il mio puntino rosso si trovava qui nella porta, infatti riesco a prendere un avversario da dietro. Ora, con stessa situazione di prima, non respawnano più i compagni, diciamo, i compagni non hanno più bloccato lo spawn, quindi tutti gli avversari rinasceranno sempre lì su C. Per invadere lo spawn basta avere una persona a sinistra dove ero io e uno dentro cucina, quello dove vedete l'altro puntino blu in alto a destra. Quindi ora cosa fare? Bene, eliminare tutti i nemici che cercano di scappare da C. Come? Bene, facendo una sorta sempre di ping pong qui tra la zona in alto e quella, diciamo, del corridoio in basso a sinistra. Ritorniamo là su A, lo spawn è flippato, come avete visto hanno invaso i miei compagni di squadra, e qui andiamo sulla sinistra per spawn killare le persone. Tutti si muovono verso la destra, qui anche sfiga se si può dire, e mi dirigo pure io per cercare di eliminarli il più velocemente possibile. Tiro un altro aider dato che ormai ne ho tirati 14.000 e continuo a slayare le persone che rinascono in A. Stiamo quasi per invadere lo spawn qui, come potete vedere sono da solo, sono andato forse un po' troppo avanti, infatti un avversario è rinato in C, ma non importa, tutti gli altri fortunatamente andandomene nella zona di fiume sono rinati di nuovo lì sulla, diciamo inizio bandiera di A. Qui vado nella casa e decido di rimanere sopra le scale. Questa è un'ottima posizione per fare kill perché ovviamente l'avversario deve correre e vi vedrà solo i piedi, mentre voi gli vedrete proprio la testa e il petto. Qua una serie incredibile di kill, nucleare presa. Spero vi sia piaciuta questa serie, spero vi sia piaciuto questo video in cui spiego come poter, diciamo, fare una nuclear, cosa penso, cosa faccio, cerco di farlo il più velocemente possibile. Io vi saluto, bitches, ci becchiamo al prossimo video. Let's go!